Oggi Alessandro Cecchi avrebbe compiuto 27 anni e invece amici, parenti e conoscenti si sono ritrovati per celebrare il funerale dello sfortunato pasticcere viareggino, vittima di un tragico incidente in scooter avvenuto in via Pisano giovedì scorso, morto dopo 24 ore di agonia in ospedale. Viareggio si è fermata per un pomeriggio a dare l'ultimo saluto al pasticcere nipote della famosissima Fauzia. Un fiume di gente ha affollato in corteo le strade, dalla casa di via Guerrazzi alla chiesa di Sant'Antonio. In centinaia si sono stretti intorno alla famiglia. Rappresentanti dell'amministrazione comunale, gli amici del Muraglione, del Beach Soccer e del Viareggio 2014. Anche Luciano Spalletti è venuto a dare il suo saluto. Il tecnico dell'Inter aveva giocato con il papà Gigi nel Viareggio di Mendella, rappresentato da tanti ex giocatori. Dopo la funzione religiosa, il corteo ha raggiunto la Fauzia, la storica pasticceria di famiglia in passeggiata. Lì i familiari e gli amici hanno voluto comunque festeggiare i 27 anni di compleanno. Un pensiero felice tra palloncini, torta e candeline, in mezzo a tanta disperazione e tante lacrime. Una tragedia familiare che ha commosso una città intera. I genitori, Luigi e Serena, che al momento dell'incidente si trovavano in Sicilia, in ferie, hanno sentito tutto il calore dei viareggini. Quasi tutta la passeggiata ha posticipato l'apertura dei negozi. Saracinesche abbassate e poste raffissi in ricordo di Alessandro, che tutti conoscevano e tutti amavano.